Questo programma è offerto da Proprio mentre il Papa in questi giorni lancia moniti di condanna verso mafia e pedofilia, ecco che arriva una condanna per molestie sessuali nei confronti di un sacerdote originario di Collesano. Padre Calcedonio Di Maggio, di 65 anni, è il nome del pedofilo condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di un giovane affetto da lievi disturbi psichici, sia nell'estate del 2003 che in quella del 2006. La storia di Don Di Maggio è costellata da ben due condanne definitive per violenza sessuale. Il sacerdote, infatti, avrebbe trovato la vocazione dopo un periodo di reclusione a Torino, in seguito a una condanna per molestie su minori avvenuta nel 1986. Intanto, l'avvocato della famiglia della vittima avvierà un'altra azione legale per richiedere un risarcimento civile. Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, a nome suo, della Giunta e del Presidente del Consiglio Comunale, Claudia Clemente, ha espresso le più sentite condoglianze al consigliere comunale Giuseppe Giammaresi per il lutto che lo ha colpito. È venuto a mancare, infatti, venerdì notte Carlo Giammaresi, il quale era il padre del consigliere comunale Movimento 5 Stelle, Giuseppe Giammaresi, cui vanno le condoglianze di tutta l'amministrazione comunale che si è unita al profondo dolore che ha colpito lui e tutta la sua famiglia. I funerali si sono svolti sabato alle 11 presso la chiesa del Santo Sepolcro. Condoglianze da tutto lo staff di Canale 8 Palermo. I carabinieri, insieme ai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Misilmeri, a seguito di complesse indagini, sono riusciti a trarre in arresto Bottino Giovan Battista, un 45enne di Belmonte Mezzagno, per tentata estorsione e ricettazione. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia fatta da parte della vittima, alla quale erano stati rubati due veicoli, una Fiat Panda ed un motociclo Honda Transalp, dalla propria abitazione di Misilmeri. Pare che l'estorsore si era reso disponibile a fargli riottenere quanto ingiustamente toltogli dietro il pagamento di una somma di denaro. Una vera e propria estorsione, dunque. I servizi di pedinamento in cooperazione tra i due reparti dell'arma dei carabinieri hanno permesso di risalire al pregiudicato belmontese, che è stato colto mentre, a bordo di uno dei mezzi rubati, era intento a disfarsene. Bottino è stato messo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in regime di custodia cautelare. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Alessandro accetta impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante.
Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. Puoi esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. La Confesercenti di Cefalù comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il decreto sui tirocini formativi. Il tirocinio è rivolto ai giovani disoccupati, inoccupati, diplomati o in possesso di qualifica professionale residenti in Sicilia da almeno 24 mesi e di età compresa tra i 25 e i 35 anni, non compiuti, che siano inoccupati e disoccupati da almeno 6 mesi. I giovani possono presentare le proprie candidature già da lunedì 14/7/2014. La data di chiusura sarà il 30 novembre dello stesso anno. I percorsi di tirocinio avranno una durata di 6 mesi e una borsa di 500 euro per il tirocinante. Ai soggetti ospitanti il tirocinio per l'attività di tutoraggio è riconosciuta la concessione di un contributo di 250 euro al mese per ogni tirocinante. Nel caso dell'assunzione di un tirocinante è riconosciuto un contributo massimo di 7.000 euro, secondo il soggetto assunto ed il tipo di contratto. Alla conclusione del percorso di tirocinio, Italia Lavoro rilascerà al tirocinante un attestato di partecipazione, a condizione che il percorso si sia concluso naturalmente e il tirocinante abbia maturato la frequenza di almeno il 70% della durata complessiva prevista. Ancora un tentato furto in quel di Monreale. Questa volta però il ladro in questione è stato beccato con le mani nel sacco. Così i carabinieri della compagnia di Monreale hanno tratto in arresto un 38enne per furto. L'uomo è stato sorpreso all'interno di un appartamento di proprietà di un'anziana donna che al momento del furto non era in casa. A beccare però il topo d'appartamento ci hanno pensato i parenti dell'inquilina di ritorno da un matrimonio. I parenti dell'anziana, nonostante la paura del momento, hanno chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Il 38enne però ha subito tentato la fuga, fuga che è stata sospesa dai militari, che subito hanno recuperato l'uomo insieme alla refurtiva, due orologi di valore ed una collana poi restituiti all'anziana signora. L'uomo ha trascorso la notte in camera di sicurezza e nella giornata di ieri, in sede di convalida d'arresto, ha patteggiato una pena di 10 mesi di reclusione e 400 euro di multa. Meglio tardi che mai, è proprio il caso di dire, visto che i carabinieri della compagnia di Monreale hanno tratto in arresto un giovane 21enne per un danneggiamento commesso nel lontano maggio 2012. Secondo le indagini, infatti, il giovane in questione è stato accusato di aver dato alle fiamme un'auto, incendio da cui scaturì il danneggiamento di altri due veicoli parcheggiati. L'operazione è stato il frutto di una lunga attività di indagine che si è protratta ormai per quasi 2 anni. In particolare i carabinieri si sono soffermati sull'analisi di alcuni video che riprendevano, proprio nella notte dell'incidente, un giovane a bordo di un ciclomotore che si aggirava per il paese di Altofonte trasportando sulla pedana del suo scooter una bottiglia incendiaria. Ad inchiodare il giovane sono stati proprio dei frammenti della bottiglia in questione, ritrovati proprio nei pressi dell'auto incendiata. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Alessandro Accetta,
impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione, con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. La confraternita Santissimo Eceomo della Chiesa Sant'Antonio di Lercarafriddi, in collaborazione della cittadinanza e delle attività commerciali e col patrocinio del Comune, ha iniziato i festeggiamenti sabato 12 luglio. Alle ore 10, presso la Villa Comunale, è stata tenuta l'esposizione di artigianato al femminile a cura dell'Associazione Le Creative. Alle 21.30, dopo la celebrazione eucaristica affollatissima per l'occasione, è stato grande lo spettacolo sul palco montato nella piazza. Cittadini, sacerdoti e facenti parte del comitato hanno trasportato fuori tutte le panche della chiesa per far assistere i cittadini, soprattutto quelli più anziani, in maniera comoda allo spettacolo. Sul palco la cover band Falsi d'Autore si è dilettata nell'interpretazione di alcuni tra i più famosi e memorabili brani di Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Nel mezzo dello spettacolo si è esibito in una magica commedia Il Mago Plip. Dopo di lui sono ritornati sul palco i Falsi d'Autore, che hanno concluso il concerto con il brano La Terra Promessa, cantato a gran voce anche da tutti i cittadini presenti nelle strade del paese. Si è tenuta stamani alle ore 11.15 la conferenza stampa Rosalie and the Road presso la chiesa di San Giovanni dei Napoletani, accanto alla piazza Marina Angolo Corso Vittorio Emanuele, di fronte alla chiesa della Catena. In esclusiva vi è stata anche la prima proiezione del video Rosalie and the World sulla nicchia serpottiana di San Giovanni dei Napoletani. La regia è di Daniele Cangialosi e Beatrice Feo Filangeri, Rosalie e Martina Tasca dal Merita. Questo programma è stato offerto da carissimi amici ed amiche che seguite Il Meteo.it, buona giornata e buon inizio di settimana. Previsioni per lunedì 14 luglio. Tempo compromesso al nord-est e al centro, raggiunti da rovesci e temporali frequenti, piogge poi anche su parte del sud. Ecco il dettaglio: al nord perturbato su tutto il nord-est con rovesci e temporali frequenti dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia. Migliora entro sera con ampie schiarite, soleggiati i settori occidentali. Al centro tempo perturbato su tutte le regioni con precipitazioni e temporali che da ovest si portano verso le regioni centrali, fenomeni molto intensi sulla Toscana verso le coste adriatiche. Nel corso del pomeriggio migliora sulle coste tirreniche e dentro sera e nottata anche altrove, soleggiato in Sardegna.
Eccoci al sud, dove le iniziali condizioni di bel tempo verranno minate dalle piogge e anche da qualche temporale sulla Puglia settentrionale. Piogge deboli le avremo anche sulle coste tirreniche in generale. Sole prevalenti abbiamo visto in Sicilia. I venti saranno occidentali sul Tirreno, da nord sull'Adriatico. Minime che rimangono più o meno stazionarie, con valori compresi tra i 15 e i 21 gradi. Durante il giorno ci attendiamo 26 gradi al nord, 21-28 gradi al centro e raggiungeremo i 30 gradi al sud. Benissimo, l'aggiornamento si conclude qui. Finalmente la pressione è in aumento e il sole gradualmente tornerà su tutta l'Italia. Ma quanto durerà? Scoprilo su ilmeteo.it, gli esperti del tempo. Ciao! Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 14 luglio, si ricorda San Camillo dell'Ellis. Il nome Camillo viene dal latino Camillus, che presso i romani era il fanciullo che assisteva il sacerdote durante i riti sacri e significa ministro di Dio. Dice il proverbio: le voci del cuore non fanno rumore. Sono nati oggi Gustav Klimt, Ingmar Bergman, Renato Pozzetto. Il 14 luglio 1789 è il giorno della presa della Bastiglia. La popolazione di Parigi insorge contro il potere assolutista del re. È l'inizio della Rivoluzione francese. Nel 1902 a Venezia crolla improvvisamente il campanile di San Marco. La ricostruzione inizia immediata e si concluderà nel 1912. Infine, il 14 luglio 1965, la Mariner 4 è la prima sonda a raggiungere Marte. Invierà alla Terra un totale di 21 foto. Albert Camus ha detto: quello che conta tra amici non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Lunedì 14 luglio. Ariete, la luna in acquario alimenta il buon umore, offrendovi insolite esperienze cui non potete rinunciare. La giornata si preannuncia dinamica, anche se siete carichi di impegni e incombenze, non perdete l'occasione di regalarvi un sorriso. Toro, con la Luna e Saturno disarmonici, la vostra proverbiale concretezza viene meno. I risultati stentano il malumore e appresto la meglio. In serata potreste sentirvi esausti e insoddisfatti, una notte di sonno vi riderà la carica perduta. Gemelli, avete buoni alleati in cielo per passare la giornata nel modo migliore. L'ottima compagnia di cui godete vi offre divertimento e spensieratezza. Fate leva sulle positive sensazioni odierne per recuperare la serenità in vista dei prossimi impegni. Cancro, bastano pochi elementi di disturbo per incrinare fastidiosamente la vostra tranquillità. Recuperate prontamente la fiducia nel futuro. Fate leva sull'ottimismo, che di solito non vi fa difetto, e in un modo o nell'altro verrete premiati. Leone, l'opposizione della Luna in acquario non aiuta ad alzarsi con il piede giusto. Qualche malumore in famiglia a causa di vecchie ruggini. La giornata lavorativa si presenta insidiosa e con fastidiose perdite di tempo. Tenete duro e restate calmi. Vergine, aria di nuovi accordi o contratti di lavoro. Decisioni professionali importanti hanno il beneplacito delle stelle. Preparatevi alle novità. Relazioni sociali abbondanti. Il periodo è adatto per contare sulle amicizie e sulla riuscita di progetti. Bilancia. Che scossa positiva imprime la luna armonica a Venere. Avete davanti a voi una giornata ricca di sorprese e di contatti umani assai piacevoli. In arrivo preziose opportunità per il futuro, purché siate pronti a coglierle quando si presenteranno. Scorpione, lunedì nero con la luna in acquario quadrata a Saturno. La famiglia vi impegna e un parente anziano ostinato vi dà del filo da torcere. Dovete riuscire a scrollarvi di dosso il malumore e almeno in parte concentratevi sui vostri conti. Sagittario, la luna in acquario vi imprime l'accelerazione di cui avete bisogno, donandovi curiosità e voglia di fare che vi assisteranno lungo il cammino. La situazione è ideale per organizzare un appuntamento allegro e spensierato con gli amici migliori. Capricorno, energia in rialzo e le finanze beneficiano di nuove entrate. Piccoli screzi con alcuni amici che a vostro avviso non hanno rispettato i patti. Nel caso fosse necessario, meglio rischiare qualcosa che restare con il rimorso di non aver osato.
Acquario, a parte il lavoro che vi frena e un dirigente che vi stressa con le sue richieste, per il resto, complici Luna e Venere, tutto procede bene. Facendo affidamento su intuito e simpatia, supererete ogni ostacolo, anche apparentemente insormontabile. Pesci, tipico lunedì, tutto da spendere nel lavoro. Per tutta la mattina probabilmente sarete super impegnati, ma la serata riserverà delle belle sorprese. Il buon umore rilassa e semplifica la vita. Cercate di essere allegri a prescindere da ciò che accade.